l'obiettivo di Cinema Ambiente è diffondere del buon cinema che abbia al centro del suo racconto l'ambiente e quindi possa smuovere le coscienze dei nostri spettatori fargli acquisire la consapevolezza dell'importanza e della necessità di vivere una vita il più ecosostenibile possibile e li educhi, come dire, gli insegni quello che sta succedendo nel resto del nostro pianeta. Siamo ad un'edizione importante, ce lo sta dicendo l'ambiente, ce lo sta dicendo l'emergenza climatica e ci continua a dire che dobbiamo intervenire perché purtroppo in passato nessuno si è curato del nostro suolo, del nostro territorio, della nostra acqua, della nostra aria. Allora festival divulgativi come questi con una grande validità scientifica permettono di fare a tutti e a tutti aprire gli occhi. Rispetto a una volta che c'era la prevalenza di film che denunciavano delle situazioni, quello che noi vediamo adesso e che il nostro pubblico ci chiede sono il racconto di buone pratiche che possano essere messe in pratica da tutti noi. Nella scelta che facciamo dei film ci fa decisamente piacere dare veramente una panoramica di quello che è il meglio del cinema ambientale internazionale e italiano. Rispetto ad altri musei dove c'è soltanto, ci sono solo collezioni da esporre, noi in effetti organizziamo anche tante attività, tra cui tre festival, uno più importante dell'altro. Questo effettivamente tra tutte è quello che affronta una tematica che sicuramente è tra le più urgenti, è stato il primo a scorgerlo 26 anni fa e quindi a parlare di ambiente, dell'importanza dei cambiamenti climatici, della siccità e di tutto quello che sta accadendo intorno a noi e ci piace quindi considerarlo come, come dire, come un momento di riflessione su quella che è una tematica che in qualche modo nel bene o nel male tocca tutti gli abitanti del pianeta. La forma cinema è sicuramente, come dire, uno dei mezzi di comunicazione che poi è anche un'opera d'arte che più coinvolgono lo spettatore nel momento in cui si siede in sala e viene avvolto da immagini, suoni, parole, racconti perché è concentrato e si immerge nelle storie e nei racconti che vede. Quindi è sicuramente molto impattante nelle coscienze e nello spirito dei nostri spettatori.